Come sempre dal caos nasce qualcosa di bello. Oggi bijou. E sì, nel mio caso che realizzo bijou in soutache basta qualche piattina, qualche cabochon e delle perline. Naturalmente sempre pazienza, ago e filo. Incollo il cabochon alla base e comincio a cucire la mia piattina al soutache. Giro tutto intorno e decido un pochino sul da farsi e sulle perline per i decori successivi. Nel mio caso scelgo una perlina in onice satinato da 0,6 mm e niente, comincio a fissarla. Passo attraverso il forellino della mia perla e ridiscendo nella base e faccio un po' così per tutti quanti i lavori. Inserisco poi una perlina delica in quel microscopico spazietto che si è andato a creare tra l'unione delle due piattine. Poi vado a scegliere altre piattine, indecisa sempre tra il nero e l'oro. Alla fine opto per nero con perlina oro da 0,4. Quindi riparto dal retro e comincio a cucire quest'altro pezzetto di piattina. Semplicemente vado così, procedo attraverso la scanalatura delle piattine e attraverso le piattine sottostanti e fisso tutto quanto il lavoro e poi vado a posizionare la mia perlina color oro e con la parte restante della piattina nera naturalmente ci giro intorno, ripasso in perla e piattina e fisso tutto quanto il lavoro sul mio retro. È così che si lavora il soutache, almeno così lavoro io. Poi prendo delle semplici perline, qualche coppetta e una perla più grande in onice e realizzo il pendente sottostante, tutto sempre con ago e filo, non utilizzo metallo. Risalgo. E a questo punto non mi resta che fare soltanto un micro decoro nella parte superiore con delle perline e mettere il perno. Naturalmente fisso prima la parte sottostante sul retro, ripassando con un paio di nodini e poi ritorno su. Vedete, è rimasto quel pezzettino di piattina sospeso che naturalmente va fissato per non farlo scucire. Solito dilemma, perno sì, perno no, in acciaio, in cristallo. Non lo so, è sempre un punto dolente per me. Alla fine metto delle perline 15-0 e vado a mettere una bella chiusura in acciaio rotonda. E a questo punto l'orecchino è finito. Mancherebbe il retro, ma naturalmente non lo mostro mai nei video perché io accumulo tanti orecchini e poi mi metto lì un paio d'ore a fare tutte le rifiniture del retro del mio orecchino. E niente, anche per oggi è finita, vi abbraccio tutte e buona creatività!